New Night Paradise. Night Paradise per qualsiasi vostro evento, compleanno, matrimonio, feste di piazza, chiamate Night Paradise e soprattutto fidate dalle imitazioni. Buonasera a tutti da parte mia e da Piccolo, ma soprattutto a tutto il team di Night Paradise. Infatti siamo proprio sbarcati qui, Villa Comunale di Afragola, dove ci prepariamo per un grossissimo concerto. Sì ragazzi, occhio, perché tra un pochettino lo andremo proprio a beccare. Ci sarà qui, solamente per voi, che ha fatto innamorare tantissime generazioni, un grande uomo, un grande autore, Enzo Gragnaniello. Ci vediamo tra un pochettino con Night Paradise. Siamo onoratissimi di avere un personaggio storico e non solo, colui che comunque ha fatto innamorare tantissime generazioni, grande autore di tantissimi personaggi famosi oramai, il grande Enzo Gragnaniello. Buonasera Enzo. Buonasera. Come la prospetti questa serata? Bene, sicuramente, insomma, quando c'è la musica, c'è manca da... Voglio dire, basta che c'è la musica, sicuramente è un momento positivo. Soprattutto tantissime persone che comunque hanno voglia di ascoltarti, tantissime belle generazioni, tantissime belle famiglie che comunque hanno voglia di acclamarti questa sera. Penso di sì, penso che una serata, poco una serata così, il caldo che fa, in un posto comunque fresco come la Villa Comunale, è sempre... Sembra una bella cosa. Io voglio dire una cosa importante, perché ho saputo, sai, catturando tantissime informazioni, ho saputo del tuo ultimo spettacolo, Erba Cattiva, giusto? Sì, si chiama L'Erba Cattiva Non Muore Mai. Ecco, com'è andato questo spettacolo? Ma è un spettacolo molto particolare, è un spettacolo musicale, dove ci sono dei tratti dove io insomma recito me stesso. È molto, secondo me è molto bello, molto, mi dà la possibilità anche di far capire anche altre cose. Sono abituato a fare solo il concerto, insomma, io poi non parlo mai. Invece in questo spettacolo, insomma, ci stanno vari dialoghi tra me e Bruno Colella. Conoscono veramente il vero Enzo in questo dialogo. Ma diciamo c'è l'altra parte di me che esce fuori, che è ancora più imprevedibile di quella del canto, del musicista. È un vero connubio, perché tra canto e magari lavorare anche d'attore è una cosa bellissima. Faccio me stesso, per cui non tengo nessun problema di recitare. Ma è uno spettacolo che voglio portare avanti perché è, secondo me è più completo di un concerto. Questa situazione, te l'ho detto, dà la possibilità di farmi esprimere di più. Ampliarlo, articolarlo, sempre con nuove situazioni, no? Che ti coinvolgono. Sì, con nuovi e... Poi è tutto improvviso, cioè improvviso molto, tutto quello che penso dico, per cui sì, è interessante, proprio per me. Questa sera ci regalerai tantissime emozioni, tantissimi tuoi brani di successo, che comunque ricordiamo, uno tra cui Alberi con la grande Ornella Vanoni. La canterai questa sera? Beh sì, è una canzone che canto spesso nei bis, perché presento comunque l'ultimo disco con dei brani, insomma, che omogenei al discorso che voglio portare. E anche Alberi pure si ricollega, si riallaccia a tutto il discorso che voglio fare, però è un pezzo di Sanremo, per cui Sanremo per me è un momento così particolare. Sì, è proprio un passaggio Sanremo, è stato...
togliersi lo sfizio di andare a Sanremo, ecco così. Però Cornella Vanone. Per saperne di più, magari dei tuoi concerti, di altre tue tour, come possiamo fare? C'è un sito? Sì, però io tengo sempre problema. Mi sembra che questo, io lo conosco, www.enzogragnaniello.com. Ho detto bene? .com, no. Enzo, facciamo un saluto. Intanto noi, io, Ida e tutto il team di Night Paradise ti ringraziamo per questa intervista e spero di ribeccarci la prossima volta, al prossimo evento. Salutiamo tutti gli amici Night Paradise. Ciao Night Paradise. Ciao.